बज्र सत्वा समा मानो पलाया बच्र सत्वा तेन पृष्ठ रिड्र में बावा ओमे बावा सर्वसि में आ यात्सन सर्व कर्म स्वथा में चेताम श्रेया करोहु हा 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 हो बागा

Shudesoha Om Muni Muni Maha Muni Shakyamunye Soha Om Ye Dharma Hetun Prabhava Hetun Teshen Tathagato Hetun

gyola gopa kaimba ge chon chembe teke song ge chon chembe jingelo ge chon chembe

Nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha, prendo rifugio fino all'illuminazione. Con la pratica della generosità e delle altre perfezioni, possa io ottenere lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri sentienti. Con Gioia che continuiamo questo testo dell'Amazon K, che ci guida con delle domande sul modo corretto di seguire il nostro percorso nel Dharma. E, ieri abbiamo visto la parte che riguardava la postura corretta della meditazione, come preparare sia il corpo che la mente. E oggi cominciamo invece la parte che parla delle vari tipi di meditazione, no? ossia l'importanza di meditare nel rapporto con il maestro spirituale, l'impermanenza, poi dopo c'è la preziosità di questa vita, poi dopo c'è il rifugio, il karma. Sono tanti punti che vengono successivamente di questi, che vanno dalla domanda 17 fino alla domanda 28. No? Se non mi sbaglio, dalla domanda 17 comincia questo. E fino alla domanda, sì, fino alla fine, fine della 27. Dalla, dalla domanda 28 in poi comincia la parte più difficile del testo, che riguarda invece, eh, la prima parte sono i, le, le, le sottilezze dello stato di concentrazione meditativa, quindi. I vari tipi di torpore mentale, agitazione mentale, la differenza fra uno e l'altro, la differenza fra i vari tipi di torpore, eccetera, eccetera. e Quindi è anche la spiegazione, un po' domande che riguardano i vari livelli di concentrazione. E poi dopo c'è tutta una parte finale che riguarda la corretta visione della realtà. ok Però prima di arrivare lì, siamo ancora alla 17. Um, Perciò, e secondo me in questi prossimi giorni no, arriveremo più o meno fino alla 28, non credo che andremo mol molto oltre questo. Comunque, il, il punto qual è? Prima di andare a meditare sulla vacuità, ci sono diverse cose sulle quali dobbiamo meditare, sono diversi aspetti sul quale dobbiamo familiarizzare la nostra mente. Familiarizzare la mente quindi. Meditare, nel vero senso di familiarizzare la mente, nel senso di fare in modo che quei concetti non rimangano concetti, ma che vengano a far parte del nostro paradigma, che vengano a far parte del nostro modo di vivere la vita, di sperimentare la realtà. Questo è l'obiettivo della meditazione. Domanda 17. yāṁ dukyū guṇḍreda chepa tham che ne kya shenye tenzu la ngākpa chevara jhūl chū chevara jhū jhū dhūk chīṋ kepar tu gom chempa nam lāme nal chū la tsāldu dhūmba yinā lāme gombe ne, lāme thāṋ, yö nam chiyo. Lama kang tu gombe ne dyn dan chizu nyingi nyingi kil rang rang myo pa shing tu shing rong te abidane gyule kyang. Trindan denbe lama te lakpe til lam Dorche chang la yerume tu tada we ser chödu so chitra chebe rimbanam khangari chöge setsang khangari chöge setsang se tamche kembarangiki shaleo yige loksu jibashin Domanda 17 Inoltre In tutti i sutra, nei tantra e anche nei commentari, viene esaltata una grande ammirazio, ammirazione per l'importanza della devozione al guru. La parola devozione", devozione al guru, in realtà, non è la migliore traduzione. Okay? La parola che in tibetano che viene usata è Shenyen Tensul, She vuol dire insegnante, guida, colui che ci insegna. Nien vuol dire amico, qualcuno vicino a noi, familiare, un amico, qualcuno molto vicino a noi. Ten vuol dire dipendere, appoggiarsi. Sul vuol dire come farlo. Quindi il guru, la parola che viene usata letteralmente in questo contesto adesso, è la guida spirituale, l'amico spirituale. Ok? L'amico spirituale... Um. che in sanscrito viene usato il nome Kalyanna Mitra. Kalyana Mitra è, è il nome, in sanscrito, la parola in sanscrito per geoeschenien. Kalyanamitra Mitra vuol dire l'amico della virtù, l'amico che ci guida nella virtù, che sarebbe l'amico spirituale. Okay? Comunque, che sarebbe il guru. Però la parola importante qua è che qua viene tradotto come devozione. Però la parola in tibetano è tenzul. Ten vuol dire affidarsi, sul vuol dire come, quindi il modo come affidarsi alla guida spirituale. Quindi tutti i testi nel, nel sutra, nel tantra, i vari commentari danno una grande importanza all'affidarsi correttamente alla guida spirituale. Quindi non è che l'importanza non è la guida stessa. Quello che è importante per noi non è il guru lui di persona, che lui ci sia, che lui non ci sia. Fa una differenza dal punto di vista quando noi abbiamo un rapporto, però quello che fa la differenza è il modo in cui io mi affido alla guida spirituale più che la guida in se stesso. Io posso avere un maestro che sia il Buddha in persona, se io non so affidarmi correttamente non riceverò i benefici giusti. Quindi è il modo in cui noi ci dobbiamo affidare correttamente alla guida spirituale. Questo è qualcosa di molto importante, viene chiamato anche la radice delle realizzazioni. Adesso parleremo un pochettino di questo. E la Matsukapa continua. In particolare, se i grandi meditatori dovevano perfezionarsi, dovevano perfezionarsi nella pratica del guru yoga, vorrei porre le seguenti domande. A che punto si dovrebbe meditare sul guru? Più che a che punto? In che luogo si dovrebbe meditare sul guru? Più che a che punto? Perché la domanda è, dove si deve meditare sul guru? Sul capo, sul cuore, sulla mano, davanti, seduto, a una sedia, a fianco? Dove è che si deve meditare sul guru? Okay? Questa è la domanda. Uh, su quanti guru si dovrebbe meditare? Come si svolge il vero guru yoga? Il guru radice e Vajradhara sono inseparabili? No, non è questa la domanda. Come si deve meditare? Come si deve meditare sul Guru Radice e Vajradara come inseparabili? Non è se sono inseparabili o no, non è quella la domanda. La domanda è, Sawai Lamad dorje yermeluk. come il Guru Radice e Vajradara sono inseparabili? In che modo? Perciò la domanda non è se sono o se non sono, è in che modo che sono nella meditazione ovviamente, nel contesto della meditazione. Come si dovrebbero emanare i raggi di luce e riassorbirli? Okay. Queste sono le domande che riguardano il modo di fare la pratica del guru yoga. A questo punto abbiamo la risposta dei pensieri che dice, il punto, su dove, il punto dove meditare sul guru potrebbe essere di fronte alla sommità della testa, e al o al centro del cuore, secondo la predisposizione di ogni individuo. Anche nell'Avidana-stantra si dice: non importa dove si medita sul guru, sul guru gentile, all'interno di ogni parte del proprio corpo, sul palmo di una mano o nel mezzo del cuore, anche quella, persona, anche quella persona sarebbe in grado di raccogliere tutte le benedizioni di migliaia di Buddha. Ok, vuol dire anche in questo modo, meditando sul Buddha, anche se io medito sul guru sul palmo della mia mano, il fatto di meditare sul guru si riesce a raccogliere la benedizione di migliaia di Buddha. Il numero di guru, poi qua pencere in fa un po' un riassunto perché alla fine dice, il numero di guru, il modo di meditare sullo yoga effettivo, la visualizzazione del guru come indivisibile da Vajradhara. La sequenza delle cose da fare come emanare e riassorbire i raggi luminosi e il lignaggio sussurrato che deriva da te. No, qua non è corretto. E il lignaggio sussurrato che deriva da te. Okay? Ah, si dice: La sequenza di cose da fare è emanare raggi di luce, un secondo solo. Quindi, eh, il numero, il modo di meditare, la visualizzazione, eccetera, la sequenza di cose da fare, eh, la sequenza di cose da fare. Omnisciente, il principe siddhartha del sito della montagna Nevata, sono come tu, nel tuo lignaggio sussurrato, hai descritto, hai insegnato da parte. Quando qua appare lignaggio sussurrato, si dice, shalne neumbe in. Quindi, tu, che sei l'Onnisciente, sei il Principe Siddhartha della, della, della terra delle nevi, quindi del Tibet, sei il Buddha del Tibet, queste istruzioni sono state date da te in un modo orale, nelle tue istruzioni orali, nel, tuo, nel, nel, nel lignaggio sussurrato che deriva da te, e sono state scritte da a parte. Ok? Quindi, non è che. Riguarda il lineaggio cussurato va insieme con il resto. Chiaro, no? Perciò adesso, prima di andare a vedere questi punti qua, anche se Pencerimbo cioè, non ci ha dato la risposta su qu quanti guru meditare, eccetera. Eccetera, vedremo queste cose senza entrare in troppi dettagli. Però, prima di quello, c'è un altro punto importante che volevo solo sollevare e toccare leggermente. Qui si parla che. La radice delle nostre realizzazioni è affidarsi correttamente alla guida spirituale. Che cosa vuol dire questo? La prima cosa che è importante per noi capire è che cosa vuol dire chi è la guida spirituale, che cosa vuol dire una guida spirituale. Noi nella nostra vita abbiamo diversi tipi di rapporti. No? Buddha ha descritto principalmente sei tipi di rapporti che abbiamo nella società, di relazionamento, che sono, ognuno di noi ha verso i propri genitori, che vuol dire la famiglia in su, verso i propri compagni, quindi può essere marito, moglie, fidanzato, fidanzata, figli, ok? Quindi famiglia in su, famiglia in giù, questo. Poi abbiamo... Gli amici, compagni di lavoro, amici, poi abbiamo il nostro capo e quelli che lavorano per noi, quindi rapporti di lavoro. Poi abbiamo il, i nostri insegnanti, quelli che ci insegnano le cose da quando siamo bambini, eccetera, gli insegnanti, e la guida spirituale, il sesto. Okay? Perciò questi sono i sei tipi tipi di relazioni, di rapporti che abbiamo durante la vita. Quindi abbiamo i genitori, quindi la famiglia in su, noni, eccetera, abbiamo figli, marito, moglie, eccetera, la famiglia in giù. Abbiamo gli amici, i rapporti di lavoro, gli insegnanti e le guide spirituali. Ogni tipo di rapporto, indipendentemente dalla persona che sia in quella posizione, ha delle caratteristiche particolari, per ogni tipo di rapporto c'è quello che noi andiamo a dare e quello che noi andiamo a ricevere. Questo è uno degli aspetti principali che va a caratterizzare questo rapporto. Sono delle caratteristiche specifiche. Per esempio, se io ho il mio capo a lavoro, per il quanto che mi stia simpatico e possa essere anche un amico, è sempre il mio capo. In quanto nel rapporto di lavoro come capo c'è un certo tipo di doveri e diritti, che ho uno verso l'altro. Quindi c'è il modo che io devo relazionarmi a lui quanto mio capo, c'è il modo come lui deve relazionare a me in quanto una persona che lavora per lui. Esistono questi tipi di rapporti. La stessa cosa è gli amici, la stessa cosa i genitori, i figli, piuttosto che gli insegnanti e così via. Okay? Ogni tipo di rapporto ha delle caratteristiche particolari di quello che andiamo a dare e quello che andiamo a ricevere che è la natura del rapporto in sé, al di là della persona. Okay. E in generale è importante per noi avere un po' di chiarezza sulla natura dei vari rapporti. Così non si crea tanta confusione, perché possiamo dire, ok, questa persona è il mio capo, è anche mio amico, però in questo contesto è capo, in questo contesto è amico. Sono alcuni aspetti che devo rispettare sia di uno che dell'altro. Okay? Adesso... Nella nostra cultura dove siamo cresciuti non esiste il riferimento del guru. La guida spirituale non fa parte, anche se originalmente potremmo dire che nella tradizione cristiana c'è il padre spirituale, eccetera, eccetera. Però è diventata una cosa molto istituzionale, almeno oggi spesso, così almeno a me mi, a me mi sembra. E non vedo nella vita quotidiana delle persone il rapporto di affidarsi alla guida spirituale. Okay? Perciò non fa parte della nostra concezione di rapporti che abbiamo. Perciò dobbiamo non, la parola giusta non è inventarlo, ma imparare. Che esiste un tipo di rapporto che si chiama con la guida spirituale. Che cos'è questo rapporto? Come avviene, quali sono le sue caratteristiche? Volevo solo toccare leggermente alcuni di questi punti. Okay? Prima di andare alla meditazione vera e propria. Quindi Alcuni punti importanti che volevo solo ribadire prima di entrare nei dettagli sul testo. Come abbiamo visto prima, ci sono tanti tipi di relazioni, di rapporti che possiamo avere nella nostra vita: rapporti con i genitori, rapporti al lavoro, rapporti di amicizia, eccetera, eccetera. Come abbiamo appena visto. Quando parliamo di rapporti con il guru: il miglior modo magari per spiegarlo è partire da quelle che vengono chiamate le sei consapevolezze o i sei discernimenti dinanzi agli insegnamenti del Dharma. Quando andiamo ad ascoltare gli insegnamenti del Dharma dovremo avere sei consapevolezze. Okay? Quali sono le sei consapevolezze? Vedere se stessi, quindi vedere noi stessi come il paziente malato. Vedere il guru come il medico. Il dharma come la medicina. Il mettere in pratica gli insegnamenti come il prendere la medicina, ossia il processo di guarigione avviene prendendo la medicina, ossia mettendo in pratica gli insegnamenti. Riconoscere il nostro proprio potenziale di guarigione. E il sesto punto, riconoscere che il processo di guarigione è lungo e graduale. Perciò, se vado da un medico perché ho una malattia cronica, mi può guarire da un giorno all'altro? No. Okay. Perciò, prima di tutto io devo riconoscere la mia malattia, sono malato, devo affidarmi al medico, devo prendere le medicine, devo ricevere le medicine, devo prendere le medicine e seguire le istruzioni della prescrizione bene, credere che io posso guarirmi e mantenere per un tempo lungo, necessario, quel processo di guarigione finché non sono guarito. Perciò, similmente, se noi andiamo da Buddha e diciamo, guarda Buddha, ho dei sintomi. Quali sono i miei sintomi? Sono insoddisfatto, non basta mai quello che ho, cioè vivo in questa illusione che... Un giorno sarà tutto perfetto e questo giorno non arriva mai, ogni volta che c'è qualcosa poi c'è qualcosa che non va, si risolve una cosa, si crea un altro problema e di qua e di là no, non ce la faccio più. È sofferenza, è insoddisfazione, non importa dove vado, non importa cosa faccio, alla fine ci sono sempre menate, sempre problemi, sempre sofferenza. Il Buddha ci guarda e dice Mh, effettivamente sei malato. Ma come si chiama questa malattia? Perché cosa deve fare il medico? Fare una diagnosi. Quindi qual è la diagnosi che ci fa Buddha? Sei malato, la tua malattia si chiama egoismo, ossessione all'autogratificazione, che nasce da un virus che è l'ignoranza. E si manifesta nella rabbia, la gelosia, l'attaccamento, l'arroganza, la paura e così via. Per fortuna si può guarire. Ci sono delle medicine. Non è una malattia che si può guarire, tipo che vai dal medico e lui va lì, ti va, tipo dal chiroprata che ti fa qualcosa e tu stai bene. Non è qualcosa che vai dal medico che va lì, ti fa un intervento chirurgico e stai bene. È una malattia che dobbiamo prendere la prescrizione, leggerla bene, capirla bene e mettere in pratica quello che il medico ci ha detto. Perciò, quando vado da un medico è importante fidarmi del medico, no? Addirittura c'è stato uno studio riguardo il cancro che hanno preso pazienti che sono riusciti a guarire del cancro senza che ci fosse il ritorno della malattia, uh, pazienti che sono guariti del cancro con tantissimi metodi diversi. Dalla chimioterapia ai metodi più alternativi, con tanti metodi diversi che sono guariti dal cancro. E quindi, cosa ha fatto questo studio? Hanno fatto tutta una ricerca per vedere che cosa avevano in comune queste persone che sono riuscite a guarire. L'unico punto in comune che sono riusciti a trovare tra tutti i pazienti che sono riusciti a guarire dal cancro, era la totale fiducia che quello era la cura giusta per loro. Era la totale fiducia che quella era la cura giusta per loro. Questa era l'unica cosa in comune tra tutti i pazienti. Perciò, anche dal punto di vista medico normale, se vado da un medico è molto importante la mia fiducia in essi. Il dubbio è terrificante. Non avere la certezza, faccio o non faccio, vado o non vado, ma è giusto o non è giusto, prendo di qua, prendo di là. Se vado dal medico e non mi fido, prenderò le bene le medicine quando saranno, sono amare e difficili? Mm, non proprio. Vado un po' da un medico, poi vado da un altro, magari tutti e due sono bravi, però il loro metodo non combaciano bene uno con l'altro. Quindi faccio un po' di uno, faccio un po' di l'altro, e alla fine non guarisco e di chi è la colpa? Del medico. Quello che accade è affidarsi al medico è molto importante perché quello che succede è che diciamo che ci sia un medico bravissimo e io vado lì conosco il medico mi piace come persona tutto però non mi affido a lui come medico nel senso che non voglio uscire da una malattia io non mi vedo malato quindi divento amico del medico Guarda, tu non stai ho conosciuto un medico, che brava persona, com'è gentile, come mi piace, quando sto vicino a lui sto bene, mi sento bene, eccetera, eccetera. Vado a fare le consultazioni proprio perché mi piace stare vicino a lui. Vado lì, prendo l'appuntamento, vado lì a fare quella. Perché? Perché mi piace la sua presenza, perché è una persona gentile e tutto il resto. Che tipo di rapporto stiamo creando? Amicizie. Non di medico e paziente. Chiaro questo? Il rapporto di medico e paziente si basa su che cosa? Sulla volontà di ottenere uno stato di sanità fisico e mentale. Voglio guarire da una malattia. Voglio raggiungere uno stato di salute. Sulla base di questo chiedo le prescrizioni, chiedo aiuto. Ok? Spesso e ho sentito la maganchin dire, prima di tutto sono un amico, se volete posso anche essere il guru. Che cosa vuol dire questo? Prima di tutto sono un amico, una persona che ti vuole bene, una persona, un amico a è chi ci vuole bene, è chi di cui ci possiamo fidare, è una persona che ci ama e va benissimo. Però è come avere un medico bravissimo che ha un amico, non è mio medico. Per il quanto che io lo chiami medico, per il quanto che io dica ah, vado a trovare il dottore, ma è mio dottore, ho un rapporto di, di medico con lui o no? Il medico e il paziente? No, perché non voglio uscire da una malattia, non, non, non mi affido il processo di guarigione nelle sue mani. Chiaro questo, no? Quindi, cosa succede certe volte? Andiamo dal medico, prendiamo la prescrizione, la mettiamo in una bella cornice. Mettiamo le coppettine d'acqua davanti, accendiamo l'incenso. Diciamo che bella prescrizione che ho. Ma questo è già un punto già un po' avanzato. Eh? Spesso magari uno non arriva neanche a quello. Quello che dice tu non sai che bel medico che ho conosciuto, come è gentile, che brava persona, come fa piacere essere vicino a lui. E quindi alla fine cosa abbiamo? Un amico che va benissimo. Avere qualcuno di cui ci possiamo fidare, a avere qualcuno che, di cui, da cui riceviamo amore, a cui possiamo dare amore, qualcuno che ci sta vicino, ci aiuta nei momenti di difficoltà, a cui ci possiamo affidare. tutto questo va benissimo. Però avere chiarezza che questo è un amico, non è il medico. Per il quanto che possa essere un bravo medico. Chiaro questo? Cos'è il guru? È la persona che va a incorporare, a, a, a personificare Buddha, Dharma e Sangha. Che cosa vuol dire? Il medico, la medicina e l'aiuto la durante il processo di guarigione. Questo che cosa vuol dire? Il rapporto guru-discepolo, discepolo-guru, è basato su che cosa? Sul Dharma. Che è basato sulla volontà di uscire dalla sofferenza, è basato sulla volontà di raggiungere l'illuminazione, di svilupparsi spiritualmente, di essere una persona migliore. È basato il minimo su quello. Quindi io mi affido a te affinché tu mi aiuti, mi guidi in questo percorso che io devo camminare con le mie proprie gambe. Caso contrario, quello che succede è: io mi affido al guru, non faccio la mia parte di mettere, prendo. La prescrizione? Due cose, o oh, la prescrizione non la prendo neanche, non la leggo neanche, so che c'è ma non la leggo neanche. Perché io vado dal medico, non per la prescrizione, ma perché mi piace il medico. Quindi vado dal medico, è simpatico, carino, gentile, amorevole, tutto quello che c'è di bello, vado dal medico, mi piace tantissimo lui. La prescrizione la ricevo, grazie per la prescrizione, grazie, sì, sì, sì faccio finta un po' di leggere perché se no sembra che sto lì per far finta. Dopo, niente, mi ricordo del medico, mi fa piacere, ok, niente di male, niente di sbagliato in questo, però arrivo fino a quel punto. Prossimo punto, vado lì, dico, ah, che bello, ah. prendo la prescrizione. Quando la prescrizione diventa la cosa più importante... Ed è chiaro, perché io abbia fiducia nella prescrizione devo avere fiducia nel medico. Se lui sia simpatico o non sia simpatico, non importa. L'importante è che io abbia la prescrizione giusta di qualcuno di cui mi posso veramente fidare. A quel punto prendo la prescrizione. Lo prossimo livello che succede ogni tanto è che uno prende la prescrizione e la mette lì nell'altarino. La prescrizione, quanto è bella, com'è bello, che meno male che c'è la prescrizione. Passano vent'anni. Abbiamo ancora rabbia, gelosia, siamo più o meno gli stessi. Di chi è la colpa? Del guru. Mi sono affidato a te, sono passati vent'anni e non è cambiato nulla, ma com'è possibile questo? Lui magari viene da noi e ci dice di dispiace, ma per vent'anni io non sono stato tuo guru, sono stato un amico. Sono stato una persona per darti supporto nei tuoi momenti di difficoltà e per ascoltare le tue menate. Scusate la, la, la sincerità, la chiarezza in questo. Però il fatto è che il guru è qualcuno in cui noi affidiamo il nostro, la cosa più preziosa che c'è nella nostra vita, che è il sentiero spirituale. Questo vuol dire affidarsi al guru, che va al di là della persona che sia o non il guru. Ok? E la fiducia è essenziale in questo processo. È come nel processo quando andiamo dal medico: la fiducia è essenziale. Se io non ho fiducia nel processo, non prenderò bene le medicine, non farò quello che devo fare bene, farò tutto un po' a metà e non si va avanti. Avere fiducia è essenziale. Sono addirittura storie di fiducia che sono bellissime, no? La storia, per esempio, che esiste tra Naropa e Tilopa. Senza entrare in dettagli su questa storia, ma Naropa e Tilopa. Naropa era un grandissimo maestro già in India, un grande erudito, studioso, aveva tutta la conoscenza degli insegnamenti del Dharma, era un grande meditatore, pieno di qualità. Era uno per essere abate, se non so se era già stato, doveva essere abate di Nalanda, il più grande monastero che c'era. Era una persona veramente con tutte le qualità. Però vedeva che aveva tanta conoscenza e non riusciva a, a fare in modo che quella conoscenza diventasse... Una realtà dentro di lui, a realizzarle veramente. E in meditazione ha avuto questa visione che gli diceva che doveva andare a cercare un maestro chiamato Tilopa. Lui parte alla ricerca, 1500 anni fa, circa, in India. Non c'era mica Facebook, cerchiamo maestro Tilopa, no? Andava così nell'intuizione a cercare il maestro Tilopa a piedi in India. Ok? Dopo un lungo percorso, anni sono passati, non mi ricordo, cercando, un giorno lui si trova vicino a un fiume e vede un uomo, un uomo nel fiume, tipo un sado, nudo, con le cenere dei cimiteri, delle, delle, delle cremazioni sul corpo, con i cape, capelli tipo dreadlock, no? che era lì e che andava, stava prendendo i pesci. Apriva il pesce, uccideva il pesce, toglieva l'interno del pesce, che li mangiava e buttava il resto. Ha visto questo uomo e ha detto, che schifo. Ha detto più che ha detto, ha pensato. La guarda ha visto questo uomo e ha pensato, ma che schifo, che povero uomo, quanta ignoranza, guarda quanto karma negativo sta facendo uccidendo questi pesci così. Non ha neanche bisogno per mangiare di uccidere così tanti. Prende un pezzettino piccolino che mangia e butta tutto il resto. Ma che brutto karma che fa questo uomo, poverino, mi dispiace tanto per lui. Una sorta di un po' di avversione, un po' di compassione. Mentre pensava a questo, questo uomo si rigira verso di lui e dice: Lui pensava, questo uomo si gira e dice: Questo povero uomo, pieno di karma negativo perché sta facendo questo, è quello che tu tanto cerchi, è quel maestro che tu tanto stai cercando. E poi si rigira e continua a camminare, no? Lui rincorre, capisce che quello è Tilopa, lo rincorre e Tilopa fa Floino, ignora, l'ha ignorato per circa 12 anni. Dopo 12 anni un giorno disse, mio figlio, lo chiamò di figlio tuo. Nel frattempo lui seguì sempre Tilopa, era sempre a fianco di Tilopa e faceva tutto quello che Tilopa diceva, però Tilopa mai diceva qualcosa a lui, fai questo, fai quello. Che diceva, se io avessi un discepolo... Dovrebbe far questo. Ed erano però le cose più assurde, spesso. Per esempio, una volta si trovarono che c'era una, una tipo una carovana con una regina, no? c'erano in India, c'erano i Maharaja. Quindi c'era un Raja, un re, c'era la regina con la sua carovana che stavano passando da lontano. E dice, eh, se io avessi un discepolo. Dovrebbe andare lì e mettere le mani nei seni della regina. Ha detto questo. Lui cosa fece? Andò lì. Ricordiamoci che era un uomo colto che veniva da tutto un percorso, non era una persona colta. Andò lì a fare quello che ha detto, quindi è andato lì, ha messo le mani sui seni della regina. Cosa è successo? Picchiato dalle guardie, rotto, tutto picchiato, l'hanno molato da qualche parte, completamente rotto. Dopo veniva Tilopa, diceva non c'è dolore, non c'è sofferenza. E lui si riprendeva dal dolore. Però quello che succedeva, questa è la parte esterna della storia, interiormente ogni volta che lui faceva, passava per un'esperienza di questa, realizzava qualcosa che prima era solo concettualmente. sono mille storie, c'è cioè, una volta che Tilopa andò verso un, un diburro, una pietra molto alta e disse se avessi un discepolo salterebbe da qui. Ma tanto dopo lì lui ha pensato: ma tanto dopo lì viene e dice: Se non c'è dolore, non c'è sofferenza, fa così, se io mi riprendo, bu, mi butto, lui si butta, cade, tutto rotto, si rompe le ossa sta lì tutto male. Tilopo arriva, lo guarda, non fa niente e passa. Quando lui invece dopo ottiene la realizzazione che doveva ottenere in quel momento, lui passa dopo e dice non c'è dolore, non c'è sofferenza. Lui si riprende, no? Ci sono mille storie di questo genere. C'è una storia che quando lui, per esempio, c'era vicino all'Overno c'era una festa di matrimonio. Lui dice, vai a quella festa a chiedere cibo per noi, mendicare. Lui va lì e porta. Lui dice, ah, buono, mi è piaciuto questo piatto qua, vai a chiedere di più di questo. Lo mangia tutto, finito, vai a chiedere di più. Ritorna. Oppo, vai a chiedere di più. Ritorna, vai a chiedere di più. Finché quelli lo riempiono di botte, quello che succede è che ci sono tante storie così, ma noi ci ricordiamo e, la, e capiamo la parte esterna, la parte interna della storia sono le realizzazioni che lui otteneva. Quello che voglio dire è che la fiducia che lui aveva era totale. Questo è un esempio. Ma ci sono tanti altri esempi che si possono essere. Ma quello che voglio dire è che l'affidarsi al guru è basato su che cosa? Io voglio raggiungere il sentiero. Voglio raggiungere l'illuminazione, voglio crescere in questo sentiero e in te riconosco la persona che mi può guidare in questo percorso. Perciò ho fiducia in questo. Perciò non è possibile prendere rifugio nel guru senza prendere rifugio nel dharma, senza prendere rifugio nel buddha. Non è possibile. Per quello che l'affidarsi correttamente alla guida spirituale. Dipende innanzitutto della natura del rapporto, che è basato nel voler uscire dalla sofferenza, questo è il guru. Okay. È chiaro che alcuni di noi diremo, ah ma quindi vuol dire che io non ho un guru? Abbiamo un guru. Tanti di noi quello che abbiamo è un amico che è spiritualmente più evoluto di noi. Possiamo avere una persona di cui ci fidiamo a cui abbiamo amore, di cui riceviamo amore. Io mi ricordo anche perché il amare il proprio maestro spirituale, la propria guida spirituale, ricevere amore, la fiducia, questa trasparenza, è molto importante questo. Perché? Perché l'entità del percorso è molto profonda e importante. Io mi ricordo sempre, l'anno scorso stavo leggendo un testo che era un commentario uh, di un testo chiamato I 50 versi di devozione al guru. In questo testo, che era un commentario scritto per un, un grande studioso del buddismo, un occidentale chiamato Alexander Birzin, in questo testo lui diceva, eh, in Occidente spesso abbiamo un problema, una difficoltà quando si parla dell'affidarsi al guru nei centri di Dharma, perché le persone si relazionano con i maestri spirituali principalmente come dei professori e non come qualcuno a cui sentire aprire il cuore, sentire una forte connessione e un sentimento quasi che di innamorarsi. Io leggevo quello che dicevano i nostri centri, mi sembra che il problema sia il contrario. Di solito c'è la connessione, la cosa, però magari uno spesso vede come un amico, come qualcuno a cui c'è un'attrazione, un'amicizia, qualcosa, però, però non c'è la parte come professore. Non è qualcuno che ci insegna qualcosa. No? Quello che succede che cos'è? Quello che succede che cos'è? Affidarsi come un amico, va bene. Come Rinpoche stesso ha sempre detto, prima di tutto sono il vostro amico. Se volete posso anche essere il vostro guru. Per questo che è un processo interiore nostro affidarsi correttamente al guru. Ci vuole tempo. Non è che viene da un giorno all'altro. Anche perché, come abbiamo visto all'inizio, nella nostra cultura non abbiamo neanche il concetto di guru. In realtà noi possiamo prendere rifugio nel guru nel modo corretto, quindi avere un guru effettivamente, nel momento in cui noi crediamo anche nel nostro potenziale per uscire dalla sofferenza. Al caso contrario, no. Perciò è un processo graduale questo. La pratica del guru yoga serve proprio per aiutarci a sviluppare questo modo di relazionarci corretto. Per quello, affidarsi correttamente al guru è qualcosa che dobbiamo coltivare. Ed è il primo passo nel sentiero: è affidarsi correttamente al guru. Affidarsi correttamente al guru non vuol dire solo cercare e trovare una persona che io dico che sia mio guru, non è quello. Essere carino e gentile con lui non è quello. Affidarsi correttamente al guru vuol dire prendere rifugio nel dharma, voler veramente uscire dalla sofferenza, riconoscere nel proprio guru che lui è la personificazione del Buddha che mi guida, del dharma che è il sentiero, della sangha della compagnia spirituale. Quindi io mi affido a questo sentiero perché io stesso ho il potenziale per uscirne dalla sofferenza. E questo è un processo graduale, non è che viene da un giorno all'altro, però. Se io veramente cerco un guru, qual è la cosa più importante? Che sia simpatico? No. Che abbia un certo gusto politico? Cosa faccia, cosa non faccia, come si vesta piuttosto di cosa sa fare? La cosa importante qual è? Che io riesca ad avere una connessione, che io mi possa fidare dal punto di vista, prima di tutto, spirituale. E quando si va alla ricerca del guru è una cosa che richiede tempo e un po' di sforzo. Non è che noi dobbiamo quando si va alla ricerca del guru è una cosa che richiede il tempo, non è una cosa facile da un giorno all'altro. I testi antichi dicono di 12 anni di esperienza, che sembrano troppi, ma non sono tantissimi. Magari anche da quando conosciamo il nostro guru riusciremo veramente ad affidarci correttamente dopo 10 anni, dopo 12 anni. Ci vuole del tempo anche per quello. E quindi ci sono come per esempio delle qualità minime che il guru deve avere. Dipende dal tipo di rapporto che noi abbiamo, le qualità cambiano. Se io vedo nel guru semplicemente qualcuno che mi insegna a meditare, ho bisogno di un insegnante di meditazione, va benissimo. Io mi affido a quello. Se cerco qualcuno che mi dà delle lezioni di filosofia, va bene. Se cerco qualcuno che mi dà delle benedizioni, mi fa sentire bene, che mi piace, ok. Ma se io voglio raggiungere l'illuminazione... C'è tutto un percorso dietro. Perciò le qualità del maestro, per esempio, Mahayana, sono minimo dieci qualità che uno dovrebbe avere, che è. La qualità minima è avere più qualità spirituali che il discepolo. Poi deve avere moralità, concentrazione, saggezza, deve avere una buona conoscenza degli insegnamenti di Buddha deve essere capace di trasmettere a me l'insegnamento in un modo che io sia capace di capirli, deve avere una, una comprensione sulla corretta visione della realtà, riuscire a farmi vedere la corretta visione della realtà in un modo che io sono capace di comprendere, deve, avere, deve mai abbandonare l'amore e la compassione verso un discepolo e deve, in, deve avere sforzo nella pratica del Dharma. Queste sono le dieci qualità che dovremmo ricercare in una guida spirituale. Okay? Tra queste, come abbiamo visto, non c'è essere simpatico, carino, gentile. Chiaro, è buono perché oggi come oggi quello che cerchiamo prima di tutto è una persona che ci faccia piacere. Però importante è importante capire questo, mi scuso un po' se sono così diretto, però le cose sono così. E non c'è niente di male, ripeto, non c'è niente di male in affidarsi a un amico. Però sono due cose diverse. Quando io mi affido alla guida spirituale, al guru, che cosa vuol dire questo? Che io è come se io sono il paziente e davanti a me io ho il medico. Io posso avere un medico che ha un amico, io posso anche relazionarmi in tanti livelli. Può essere mio amico. Che è la persona a cui io amo, a cui io ho fiducia, a cui io do e ricevo su tanti livelli, e può essere anche il mio guru. Non è detto che un il guru non possa avere degli aspetti di amicizia, non necessariamente, eh? dipende molto. Ci sono tanti livelli, mo, modi diversi in cui noi ci possiamo relazionare. Ma la cosa importante che dobbiamo capire qui è che cosa vuol dire guru. Guru vuol dire la guida spirituale, quindi vuol dire che c'è un percorso che voglio seguire e c'è qualcuno che mi guida. È come il medico che mi dà la prescrizione, devo avere fiducia che la prescrizione è corretta, poi dopo la devo prendere, devo seguire, caso contrario, non funziona in quel modo lì. Poi la prescrizione può, avere, può avvenire in mille modi diversi, dipende dall'abilità di ognuno. Per esempio io con il mio maestro principale, con, con, Rimpuce, con la Magancia Rimpuce, difficilmente Rimpuce mi ha dato una prescrizione da un punto di vista filosofico, ah, fai questo, medita su questo. Mi ha dato tante prescrizioni che io faccio sforzo per mettere in pratica, ma in un modo molto, come posso dire, indiretto certe volte, anche molto diretto altre, però guidandomi effettivamente nella vita, okay? facendomi gli esempi di tante cose, eccetera, eccetera. E comunque il punto qui è capire effettivamente l'importanza di aver fiducia in questo senso, ma la base per avere questa fiducia è avere fiducia anche nel Dharma. Ed è anche riconoscere io voglio uscire dalla mia sofferenza. Io voglio eliminare la rabbia, la gelosia, l'arroganza, voglio diventare una persona con più amore, più compassione. Perché se voglio essere di beneficio per gli altri, devo sviluppare le mie qualità. Caso contrario, rimango a un livello superficiale. Questo vuol dire prendere rifugio nel guru Mahayana. Okay? Come dicevo prima, io posso avere un amico che è una persona spiritualmente realizzata. Va benissimo, non c'è niente di male in questo. Però mettiamo i nomi giusti per le cose, no? Ok? Un'altra volta ancora, ah c'è una cosa che non ho detto, per esempio c'è la storia addirittura di un maestro e un discepolo, adesso io come sempre non mi ricordo mai i nomi, però che il discepolo raggiunse l'illuminazione prima del maestro e dopo aiutò il proprio maestro. E qualcuno potrebbe chiedere ma come è possibile? Perché ciò che ci porta all'illuminazione non è il guru, la persona fisica è l'affidarsi correttamente al guru che ci, da, che ci guida correttamente e mettere in pratica le istruzioni nel modo giusto. È quello che ci porta all'illuminazione. Okay? Quindi, sulla base di questo, è importante per noi capire che l'affidarsi correttamente, perché spesso abbiamo una visione un po' sbagliata quando parliamo, ah, il guru è così importante, eccetera, eccetera, andiamo a creare un rapporto di la persona fisica e basta ha una importanza? assolutamente sì però io posso essere a fianco alla persona più bella del mondo posso avere tutti i Buddha qui insieme con me se io non prendo le prescrizioni e li metto in pratica se io non, non porto questo ma se io non riconosco di aver bisogno è come vivere in mezzo ai più bravi medici non saper di essere malato e mai chiedere un consiglio e anche se me lo danno non do importanza ai loro consigli non guarirò mai. Perché quante volte che noi non vediamo, questo mi fa ricordare eh, qualche giorno fa, settimana scorsa, ero questa settimana adesso, mercoledì scorso, sono andato in carcere a trovare una persona. No? E un ragazzo, mentre parlavo, dopo che ho parlato con questa persona che era in carcere, ho parlato con un gruppo che c'era lì, e un ragazzo diceva, eh, vedi, io quando ho fatto i miei errori, Tante persone mi hanno detto di quello che dovevo fare e quello che non dovevo fare, però io non avevo nessun spazio per ascoltarlo. Oggi mi trovo qui. Oggi capisco, all'epoca no. Noi possiamo avere i più bravi medici, più brave persone, il più bravo guru intorno a noi, Buddha in persona. Se noi non vogliamo seguire, se noi non riteniamo di essere malati, metaforicamente parlando, quindi di voler eliminare le nostre sofferenze, la ignoranza e così via, o se noi non riteniamo di voler sviluppare uno stato di salute eccellente, quindi amore, compassione, saggezza, eccetera, avremo un buon amico o bravi amici. Persone con cui stiamo bene, che ci fa piacere essere vicino, che ogni tanto ci diano una parola di conforto. Addirittura possiamo arrivare a una cosa ancora un po' più estrema. Certe volte mi sembra che eh, ci sentiamo a posto perché siamo amico del santo, per modo di dire. No? Per dire io, non è, io non ho bisogno di praticare il Dharma, tanto sono amico dell'ama. Perché, sai, mi andrà bene, tanto ci pensa lui. Poi non sta mai lui amico del Buddha, poi quando si muore si va lì, siamo tutti in famiglia, è una cosa. Però purtroppo non è così. È chiaro che la connessione, l'amore che si sente, l'amicizia, questo ha un potere enorme, 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 enorme. Molto di là di quello che... La gran maggioranza di noi riesce anche ad immaginare. Però, si trova nella nostra fiducia, nel nostro affidarsi correttamente al Dharma, nel mettere in pratica gli insegnamenti, nel sedersi e meditare. È lì che, è lì che avviene la differenza anche. Nel seguire le indicazioni, nel. Uscire dalla nostra zona di conforto e fare uno sforzo per cambiare, nell'imparare a vedere il mondo con una visione diversa, perché uno dei ruoli che ha il maestro, la guida spirituale, qual è? Io mi affido a qualcuno che ha una visione della realtà più coerente e più elevata della mia e cerco gradualmente di adattarmi alla sua visione. Quindi, Esco dalla mia zona di conforto e cerco piano piano. Io ho visto questo, per esempio, questa è una cosa che la Magancia mi insegna in un modo incredibile. Ogni qualvolta mi è già successo che mi fisso su qualcosa, che mi sono fissato su qualcosa che lo vedessi intrinsecamente qui in un modo piuttosto che in un altro, che vado e gli dico: No, questa cosa è così. In qualche modo Rinpoche mi guida, mi porta a vivere delle situazioni e togliermi dalla zona di conforto, nella quale devo superare quel limite che ho. Questa è una grande qualità. Maestro. Anticamente anche si parlava di maestri che forzavano i discepoli a uscire dalla zona di conforto e facessero, facessero dei cambiamenti veri dentro di loro. Il punto importante qual è? Capire qua, affidarsi correttamente vuol dire desiderare, uscire dal ciclo di sofferenza, desiderare veramente praticare il Dharma insieme con il guru in, 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 divisi, inseparabilmente viene il Dharma. Non esiste il concetto guru, non esiste senza che ci sia il Dharma. Se non è un amico, una brava persona, ma se io non ho voglia di uscire dalla sofferenza, se non ho voglia di sviluppare le mie qualità, di, di seguire il sentiero verso l'illuminazione, non c'è il guru, non esiste fuori da questo contesto. Esiste una persona carina, gentile, simpatica, intelligente, tutto quel che possa essere, che va benissimo. Sì, eh. prego.

No, quello che succede è questo. Hai ragione che non è un processo facile e neanche breve. Affidarsi correttamente al Dharma, credere che io posso veramente uscire dalla sofferenza, che io posso raggiungere l'illuminazione, richiede tutto un processo di fiducia in se stessi, che non è né immediato e né facile. Questo processo avviene, l'unico modo per veramente aver fiducia nel nostro potenziale di raggiungere l'illuminazione è tramite la comprensione della corretta visione della realtà. E dal momento in cui uno sviluppa la comprensione, la corretta visione della realtà, non la realizzazione, ma la comprensione della corretta visione della realtà, e riesce a osservare e vedere che la propria mente. È interdipendente vuoto ad esistere e perciò io posso, posso trasformarmi da quel momento si può effettivamente prendere rifugio per questo che ci sono due approcci nel Dharma vengono chiamato in tibetano viene chiamato uh, dice un po' nempo da un po' che sarebbe quelli con una capacità più più elevata e quelli con una capacità più debole o se no quelli più intelligenti quelli meno intelligenti. Okay? Il modo di seguire il Dharma per quelli più intelligenti è prima comprendere per poi credere e seguire. Perciò prima di prendere rifugio devono comprendere la corretta visione della realtà. Il modo per quelli meno capaci, meno intelligenti, è ok, e prima io seguo, non ho capito bene, ma però sviluppo la fiducia, la fede, sono a base di una fede cieca quasi, e nel processo andrò a comprendere per dopo realizzare. Okay. Perciò, per quello che dicevo, che il affidarsi effettivamente nel modo corretto al guru è un processo che i testi dicono che ci vogliono 12 anni di pratica, non stiamo parlando di 12 anni così, ok, ho conosciuto 20 anni fa, sono passati già, no. Okay. Perciò è un processo lungo, sì, è facile, no. Per qualcuno può volere anche una vita intera. Sì, ma è già un grande passo, è già una cosa bellissima. Quello che succede è che ed è proprio nella pratica del, è nella pratica del Dharma, è nella, proprio, nei, nei propri insegnamenti e nella propria meditazione che noi andiamo a imparare a conoscere il nostro potenziale, a capire il perché è possibile svilupparlo, e eccetera, eccetera, e quindi imparare anche ad affidarci correttamente alla guida spirituale. C'è anche questo, è un processo che avviene, non è per nulla che l'Amazon K, quando ha diviso il sentiero graduale dell'illuminazione, ha diviso come affidarsi correttamente alla guida spirituale e una volta che ho affidato correttamente la guida spirituale come seguire il sentiero. Questa è la base dell'Ambring con questi due punti. Perciò quello che succede nel sentiero graduale sono questi due punti, perciò quello che succede che cos'è? La pratica è come la pratica del guru yoga e tutto questo è molto importante per proprio coltivare questi aspetti. Però all'interno di questo, quello che voglio dire è che il processo che un po', un po' anche, in qualche modo, un po' anche scherzando, un po' abbiamo detto prima, però è reale. Sviluppare prima un'amicizia e una fiducia che va fatta. Prima dobbiamo avere una fiducia a livello più mondano, quasi quasi anche. Fidarsi, fidarsi della persona, poi dopo di questo capire che man mano che riceviamo gli insegnamenti, che arriviamo, dobbiamo capire che veramente io posso uscire dalla sofferenza, avere fiducia in noi stessi. Una delle più co cose che ci manca, per noi non abbiamo culturalmente difficoltà di fidarci di qualcuno, abbiamo difficoltà di fidarci di noi stessi. Questo è il fatto. Però nel buddismo è tanto importante quanto la fede che io devo avere in Buddha non è diversa della fede che devo avere in me stesso nel mio proprio potenziale di illuminazione l'importanza di una dell'altra è la stessa e questo è il punto tassello non voglio dire mancante ma la parte difficile per noi spesso da sviluppare e ci vuole tempo, assolutamente sì vite magari perciò gradualmente non è che dobbiamo, ah non è possibile, non ce la faccio, no, piano piano, un, un livello, e ogni livello che noi andiamo ha i suoi benefici. Okay? In questo senso il guru è la personificazione di Buddha Dharmisanga, è colui che fa la connessione fra noi e il Buddha Dharmisanga, sia colui che ci guida nel sentiero, il proprio sentiero, la compagnia spirituale durante il sentiero. Comunque, Adesso, come ho detto, avrei toccato alcuni punti senza dilungarmi troppo, però siamo già andati abbastanza oltre. Okay? Il modo di meditare sul guru, dove meditare? Sul capo, sul cuore, sulla fronte. Sono i tre punti principali. Eh? Davanti a noi. Quindi davanti a noi, sul nostro capo, al nostro cuore. Questi sono i tre punti principali. La quantità di guru ci sono diversi modi di meditare. Per esempio quando si fa la, la, una delle pratiche che noi abbiamo dove tutto questo viene spiegato bene è la pratica del Guru, della guru Puja. Visualizzi il Guru Buddha davanti con tutti i maestri dei lineaggi sopra, con tutti gli altri Buddha intorno, eccetera, eccetera. O se no c'è il modo che io credo che nei giorni d'oggi è quello più adatto a noi, che si chiama Kundu che vuol dire il gioiello che, che condensa tutto ciò che c'è di prezioso, che si visualizza un'immagine sola che è l'unione di tutti gli esseri sacri, di tutti i nostri maestri, fa un'unione di uno solo. Il modo di fare la pratica del Guru Yoga è, è seguendo quello che c'è nella pratica del Guru Puja, adesso, senza entrare nei dettagli. Comunque, prima c'è il momento in cui si va a visualizzare, poi si fa la presa di rifugio, la, 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 la bodhicitta, si preparano le offerte, si purifica il luogo, poi si invita Guru Buddha, l'essere di saggezza, a venire, poi si fanno i sette rami, quindi prostrazioni, offerte, purificare le negatività, rigioire, richiedere di rimanere, richiedere gli insegnamenti, dedicare i meriti. Poi si fa la parte di richiedere le benedizioni, in cui si fa il mantra e si visualizza i raggi di luce che vanno dai cinque chakra che si assorbono nei nostri rispettivi chakra e alla fine Guru Buddha viene, si siede al nostro cuore e noi diventiamo inseparabili della stessa natura. Questa è la pratica del guru yoga, come l'Amazon K l'ha descritta in diversi contesti. Okay? Quindi adesso non entriamo nei dettagli sulla pratica del guru yoga, proprio perché magari domani possiamo parlare un pochettino più di questo, ma in generale abbiamo come nel guru yoga dell'Amazon K, come nelle proprie pratiche preliminari quando facciamo la pratica del guru yoga, come facciamo quando c'è nella pratica della guru puja, tutte queste sono pratiche del guru yoga dove le istruzioni vengono fatte seguendo proprio il lignaggio sussurrato, che vuol dire il lignaggio che abbiamo che ricevuto dai nostro maestro, che ha ricevuto a sua volta da Tricharimpo, cioè che viene tramite Paponcarimpo, cioè che passa da Pencelo Sancioghe Galze e altri maestri, fino ad arrivare alla all'Amazon Kappa. Comunque, quello che accade è, di tutte le meditazioni che noi dopo possiamo fare, una delle meditazioni, se non la più importante, quando cominciamo, è meditare sul Davanti a noi, o sul nostro capo o sul nostro cuore, fare prostrazioni, offerte, ammettere i nostri errori, rigioire delle qualità, richiedere le benedizioni, richiedere di rimanere con noi, richiedere gli insegnamenti, dedicare i nostri meriti, richiedere le benedizioni. Tutto questo è un modo che abbiamo per coltivare e generare l'affidarsi correttamente alla guida spirituale, questo rapporto. Fa parte di tutto questo processo. Anche quando il Guru Buddha viene e si dissolve nel mio cuore, io mi tono della sua stessa natura. Vuol dire che ho il potenziale per quello. Quindi queste tecniche di meditazione ci aiutano a sviluppare questa qualità che è la base dopo per il resto del sentiero. Ok? Chiaro questo? Ok? Quindi... Um... Una cosa importante, ripeto, è che noi dobbiamo imparare gradualmente, senza fretta. Come una volta ero con mio maestro esce Tutte Rinci, stavamo, c'è un insegnamento a lui, circa una settantina di monaci. Ve vieni, c'è qualche buddista qui? Qualcuno di voi crede di essere buddista? e ha detto, almeno uno di sicuro c'è, sei tu no. Nessuno ha risposto e lui ha detto, ma io non sono sicuro di esserlo. Ha detto, perché? Lui ha perché essere buddista vuol dire prendere rifugio veramente. Veramente prendete rifugio veramente, veramente di affidarsi a Buddha, darmi sangha veramente come la cosa più importante della vostra vita, di saper affidarsi veramente. Mm, non sono tanto sicuro. Lui diceva, io non sono certo di essere buddista, cerco di essere buddista, non so se riesco veramente a esserlo in questo senso, ma quello che vuol dire questo è che prendere rifugio, e quindi il rapporto col guru anche riguarda la stessa cosa, è qualcosa che ci vuole tempo per coltivare e sviluppare, non è un qualcosa che viene da un giorno all'altro. Non è per niente che in tutti gli insegnamenti si riporta sempre questo punto. Ed è una cosa che piano piano andiamo a sviluppare questo rapporto in un modo sempre più profondo. E la parola guru, con questo concludiamo, letteralmente vuol dire pesante. Vuol dire pesante. Pesante nel senso che di tutti i rapporti che abbiamo è il più importante. Quello che è il più grande peso nella nostra vita. Non la persona, ma il rapporto. Perché la cosa più importante è il sentiero spirituale prima di qualunque altra cosa. In tibetano, la stessa parola guru si vuol dire lama. Lama in realtà vuol dire guru. Che okay. la vuol dire alto la parte, il punto più alto, il topo, ma vuol dire no, che non ha, che non ha nulla che sia più alto, che nulla, ciò non ha niente che sia al di sopra. L'amma che non c'è al di sopra, ma non perché la persona è la più brava, la più bella, no, non in quel senso lì, è il tipo di rapporto che noi abbiamo, è il rapporto più alto, che non c'è nessun rapporto che vada al di sopra di questo rapporto nella nostra vita, questo vuol dire l'amma allo stesso tempo la ma la vuol dire anche essente Il tibetano è una lingua molto particolare, no? Quindi se tu prendi la parola, cambi contesto, cambia significato. Quindi se tu prendi la stessa identica parola lama, palapta la, ma separatamente la vuol dire topo punto alto, però vuol anche dire essenza vitale, energia vitale. Ma Vuol dire anche madre, perciò è colui colei che ci nutre dalla da, la parte più essenziale della nostra vita. Questo anche vuol dire la stessa parola. Perciò quello che accade è che il punto che fa con che sia superiore, pesante in questo senso, ma di, di il peso più importante, non è la persona, ma è il rapporto di tutti i rapporti che ho è il più importante. Perché è tramite questo rapporto che crescerò nel mio sentiero, mi tornerò una persona migliore, svilupperò le qualità che posso portare di vita in vita. E questo è il punto che è importante. Ok? Quindi concludiamo qui, facciamo le dediche. E volevo solo ricordare una cosa che ho detto in inglese adesso: che siamo estremamente fortunati noi, perché ci sono diversi approcci nell'insegnare il Dharma, nel guidare i discepoli in generale no? e c'è un approccio molto comune che è un approccio un po' più possiamo chiamare istituzionale nel quale il modo normale in cui io ho ricevuto gran parte degli insegnamenti è arriva il maestro, tutti si alzano il maestro si siede, fa gli insegnamenti finito gli insegnamenti tutti si alzano il maestro si va e, e noi lo rivedremo quando? prossimo insegnamento da qui a sei mesi da qui a un anno, da qui a tre anni, da qui a dieci anni e c'è un rapporto più istituzionale in un certo modo. Esiste un rapporto che è il rapporto che la Maganchen mantiene, il tipo di approccio che la Mackerimpoce tiene, tutti e due sono validi, eh? ma è un approccio nel quale esiste una cura diretta, un rapporto personale, in cui è come un padre che prende cura del proprio figlio, della propria figlia, che c'è la presenza, che c'è la cura, c'è un rapporto diretto dove noi andiamo lì possiamo parlare di persone, ma non è, non è il parlare, è il conoscersi, è il avvicinarsi, esiste un rapporto personale. Questa è una cosa, non è una novità, è una cosa che è sempre esistita dall'antichità, però era una cosa molto rara anche in Oriente, non è una cosa così tanto ovvia e normale, è per pochi in generale. Rimpo ci ha voluto dare questo approccio per tutti. Di solito erano pochi discepoli. come... Di là abbiamo dei rappresentanze di alcuni monaci che sono dipinti lì sopra la stufa, che sono gli otto discepoli che hanno accompagnato K nel suo ritiro di un anno e mezzo. Erano pochi discepoli che stavano vicini, che c'era un rapporto parale in qualche modo. La Magaccia ha sempre avuto questo approccio con tutti, per dire io non ho mai ricevuto nessun insegnamento dove dopo la fine dell'insegnamento il maestro sta lì a parlare con le persone. È una cosa che ho imparato con Rimpo, c'è cioè una cosa bellissima, una cosa che dà gioia, una cosa che è positiva, va benissimo, non c'è niente di sbagliato, al contrario. Però è un approccio che noi abbiamo e del quale siamo anche molto fortunati, quindi è importante per noi di rigioire, però solo ricordare che ogni tanto dobbiamo anche ricordarci di meditare sull'affidarsi correttamente al guru, chiederci in che modo ci stiamo affidando. Se prendiamo rifugio effettivamente nel Dharma o no, qual livello di fiducia che abbiamo in noi stessi. E piano piano migliorare il modo in cui noi ci affidiamo al nostro sentiero e alla nostra, nostra guida spirituale. Okay? E una cosa solo per finire, prima per non lasciare spazio per dubbi. Il guru è la guida all'illuminazione, può essere composto da tanti guru. Io posso avere tanti maestri che in realtà. Nella mia pratica sono della stessa natura in quanto mi guidano all'illuminazione. È come se io ho una malattia. Per guarire dalla mia malattia ho bisogno di tanti medici. Uno che è specializzato in una cosa, un altro che è specializzato in un'altra, ma tutti insieme fanno parte della guida che mi porta alla guarigione. Quindi io non io posso avere più maestri. Più sono all'inizio del sentiero, meno maestri ho meglio, perché sennò creo confusione, perché non ho tanta fiducia. Più vado avanti nel sentiero, che vuol dire più stabilità ho nel prendere rifugio nel Dharma, più maestri ho meglio, uno mi insegnerà più di concentrazione, un altro mi insegnerà più di saggezza, uno mi mostrerà una parte della pratica, un altro un altro posso avere più maestri, perché perché ho certezza del sentiero. Quando non ho certezza del sentiero, meglio pochi, perché sennò facciamo confusione. Ok? Jetsu lame kutse rabten chi nam kar trin le cho Lo san tempe dre me sasum gi dro ve mun sel ta to ne gyur chi Nimo dele tsendele nime kuyan dele kshin N'insentactu dell'pe, concio asunge, concio sungge modro buzzol, con ciò sungge All'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno, possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni. Possano aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni. E spargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buon auspicio. O hun ten bal lame sanguermboc, e chio ba lame tamcorremboc, rimbalame genderemboc, chiamne kuncsum laccio paab, lo cio sambo paghi u in le yarmoda, peghet <tipos> rolo zambe lame scella ciò Omo ahum omo ah omo ahum buon appetito grazie a tutti